Sì, buonasera a tutti. Io sono, mi ripresento ancora una volta il vicepresidente della Fondazione Sei Capoluoghi Museali di Trani, Domenico Cotugno. Sono qui per ringraziare Sua Eccellenza Reverendissimo l'Arcivescovo Monsignor Leonardo Lascenzo per essere qui con noi, il sindaco di Trani, avvocato Emilio Bottaro, per essere qui con noi in questa breve, piccola, sentita e affettuosa cerimonia per dare inizio ai festeggiamenti del Buon Natale in letizia, in concordia soprattutto e in buona salute per tutti quanti. Un augurio della Fondazione Seca, del Cavalier Pagano, del Presidente Signora Circolella, di tutti noi, a tutti voi. Buon Natale. Prima di procedere con l'accensione delle luci dell'albero di Natale, viviamo un piccolo momento di riflessione e di preghiera, perché l'albero di Natale, credo di poter dire che sta al prologo del Vangelo di San Giovanni, come il presepio sta ai racconti dei Vangeli dell'infanzia, cioè Matteo e Luca, lì dove ci raccontano, ci narrano della nascita di Gesù. L'albero di Natale ha un'origine che fa riferimento a tante, tantissime tradizioni. Però a me piace agganciarlo, l'albero di Natale, all'albero della vita, del quale ci parla il primo libro della Bibbia, il libro della Genesi. Questo albero che dà vita e sta al centro del giardino, l'Eden, dove Dio aveva posto l'uomo e la donna. E richiama dunque la vita come dono straordinario da parte di Dio. L'albero della vita che viene raccontato nel libro della Genesi trova il suo pieno compimento nell'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù, perché Gesù è la vita, Gesù è la luce nelle tenebre della vita, e le luci attorno all'albero vogliono proprio richiamare questo, come i doni che noi mettiamo sotto l'albero, oppure doni con i quali poi addobbiamo l'albero, e vogliono in qualche modo richiamare tutti quei doni che il Signore Gesù, il Figlio di Dio incarnato, viene a portare nell'esistenza di ogni persona, di ciascuno di noi. Quindi, ecco, guardando l'albero di Natale, pensiamo a Gesù, no? A Gesù che sta con noi, in mezzo a noi, è luce per il nostro cammino ed è dono di vita. Ecco, proprio con questi sentimenti che ci accompagnano poi nel tempo che stiamo vivendo, il tempo di avvento verso il Natale, vogliamo vivere questo momento così semplice ma bello tutti insieme. Non ho il faro. Questo grande albero è formato da tanti luci. L'augurio che vorrei rivolgere è che ciascuno di noi sappia portare un po' di luce negli ambienti in cui vive, in famiglia, al lavoro, nel quartiere, nei paesi, nella città. Ciascuno sia una luce per chi gli sta accanto, esca dall'egoismo che spesso chiude il cuore e spinge a pensare solo a se stessi. Doni un po' di attenzione all'altro, un po' di amore. Ogni piccolo gesto di bontà è come una luce di questo grande albero, insieme alle altre luci, è capace di illuminare l'oscurità della notte, anche quella più buia.
Grazie allora, e scenda su tutti la luce e la benedizione del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedica tutti noi Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. E ora possiamo procedere con l'accensione delle luci.